Comis, a Pesaro dal 1994, opera nel settore della progettazione e realizzazione di sistemi di trasporto olio e gas grazie alla competenza del proprio staff. Tramite il proprio sistema di gestione integrato qualità, ambiente, sicurezza e responsabilità sociale, Comis implementa continuamente le proprie risorse per garantire ai propri clienti servizi integrati di progettazione e direzione lavori di elevata professionalità. Comis, progettiamo le infrastrutture per andare a tutto gas. Plast rende più confortevoli e sicure le vostre case, selezionando infissi e serramenti di qualità prodotti in Italia. Da sempre produttori di tapparelle, ha creduto nel potenziale degli infissi in PVC, diventando punto di riferimento in città. Non solo finestre, ma anche porte blindate, grate di sicurezza e per l'interno le prestigiose porte della Ferrero Legno a completamento, tutti i modelli di zanzariere e ampia disponibilità di numerosi accessori per tapparelle. Vieni a scoprire gli incentivi fiscali e la vantaggiosa possibilità dello sconto in fattura nel nostro showroom di Via Flaminia 300 a Pesaro. Falmar, made in Italy sartoriale. Dal 1990 progettiamo, realizziamo e installiamo pareti divisorie, attrezzature e mobili per ufficio di pregiata qualità e dal design moderno e funzionale. Affianchiamo il cliente sin dalle prime bozze e offriamo soluzioni innovative interpretando la continua evoluzione del mondo ufficio. Falmar, più classe al lavoro, più valore alle idee. Un saluto a tutti voi, amiche e amici di Rossini TV, benvenuti all'appuntamento del giovedì con la pallacanestro insieme a Canestro. Anche questa sera siamo in diretta su Rossini TV, è la quarta puntata della trasmissione. Come vedete sostituisco Marco Cadeddu, vi dirò il motivo per il quale lo sostituisco, perché se vi ricordate all'inizio della scorsa puntata lui ha detto che ha esattamente 25 giacche. In realtà non ne ha 25, una per puntata, ne ha 24, quindi una volta sono venuto io. No, in realtà povero Marco non c'è, non è potuto essere con noi questa sera, lo sostituisco con molto piacere, è un grande onore per me essere insieme a voi, essere insieme agli ospiti che fra poco presenteremo. È il motivo per il quale Eugenio, mi rivolgo direttamente a te, oggi non vedremo il regalo che hai fatto Marco, è proprio questo. Marco non c'è, quindi glielo faremo vedere in diretta giovedì prossimo e vedrai che sarà molto più contento lui e sarai anche molto più contento te. Un saluto al nostro social maker, social tutto, che è Giovanni Zidda, lo inquadriamo in questo momento, sta già seguendo sul suo computer tutto quello che avviene sui social per la nostra trasmissione. Mi pare, Giovanni, che già avevi addirittura degli interventi che sono arrivati ancora prima dell'inizio. Sì, buonasera a Tony, buonasera agli ospiti, buonasera a tutti i telespettatori e buonasera anche a Marco Cadeddu che ci segue dal Brasile. Vi ricordo che per poter comunicare con noi è possibile inviarci un messaggio WhatsApp al 370 366 7210, come vedete in grafica, o commentare nella diretta Facebook di Rossini TV. Aspetto le vostre domande e i vostri commenti. Come ha detto già Antonio, sono arrivate delle considerazioni su Instagram. Che grande peccato per la partita di domenica scorsa, ci ho creduto fino alla fine, sempre forza VL. Poi un'altra considerazione, volevo fare complimenti a Betta Ferri, una grande conoscitrice di basket. Prego. Infatti, spostiamo le telecamere sugli ospiti, quindi Elisabetta Ferri, che è già stata nominata da Giovanni Zidda, giornalista notissima in tutta la città, ma non solo nella città di Pesaro, e Alfredo Carboni. Buonasera.
Buonasera e bentornato grazie. Nel nostro studio dopo circa un anno, perché Alfredo Carboni partecipò alla terza puntata dell'anno scorso e Elisabetta Ferri partecipò alla quarta esattamente come questa. E c'è una ricorrenza, Elisabetta, vero, che volevi riportare? Sì, praticamente domani è il 5 novembre, il 5 novembre del 1988 apriva la Gazzetta di Pesaro dove io e te abbiamo cominciato a fare questo mestiere, quindi è il nostro compleanno, diciamo, lavorativo. Esatto, e anche di Marco, perché in realtà sì, anche Marco Cadeddu iniziò con noi. Poi la coincidenza è che anche l'anno scorso io e Elisabetta fummo in questo studio per la quarta puntata di Insieme a Canestro, insieme a Simone Zanotti, se non mi ricordo male, e abbiamo dato vita a una puntata molto divertente che stasera proveremo a riproporre. Ma abbiamo portato fortuna? Dopo no, sarei curioso di sapere se poi abbiamo vinto. Guarda, io se non mi ricordo male, sì, siamo partiti bene. L'anno scorso siamo partiti molto bene, ma sicuramente quest'anno ci riprenderemo. L'ottimismo deve essere il nostro forte. Siamo sul canale 633 del Digitale Terrestre, visibile in tutta la regione. Potete anche venirci a vedere su tutte le piattaforme social di Rossini TV, quindi in diretta streaming sul sito www.rossinitv.it, sui canali YouTube, sulla pagina Facebook, sulla nostra app che potete scaricare per aver proprio in ogni minuto per avervi con noi, e questo è davvero importante. Lo diciamo per battuta, sarebbe possibile per esempio seguirci anche da Dakar. Stasera magari ci sarebbe stata una famiglia di Dakar che ci avrebbe potuto seguire, ma ci seguirà comunque lo stesso perché la VL anche lì è molto seguita. Potete contattarci quando lo vorrete. Passiamo la parola ancora a Giovanni se c'è qualcosa che è arrivato. Sì, vedo, è arrivato che... un caro saluto a tutti. Colgo subito l'occasione per rivolgere una domanda a Elisabetta Ferri. Ha qualche novità riguardo ai rinforzi della VL? Un saluto da Maria Chiara da La Spezia. Elisabetta Ferri, quindi tu sei l'onnisciente della VL, sei la memoria storica giornalistica, dici qualcosa. Purtroppo devo dirvi che in questo momento la società è ferma a livello di trattative, e si è mossa per reperire le informazioni, ma come sapete c'è di mezzo il mare tra chiedere delle informazioni su giocatori o su ruoli che si vorrebbero studiare e poi prenderli. Quello che ci ricordiamo è che quando c'era di mezzo il mare ci fu una grande sorpresa, no? Con tanto di arrivo in aliscafo. Sì. Ecco, no? Ci ricordiamo veramente un evento eccezionale per la città e per la squadra. Per rispondere a Maria Chiara, devo dirle che il ruolo che si cerca è stato un po' sorprendente, perché tutti ci aspettavamo che Pesaro si muovesse per un ala forte, comunque per un giocatore a cavallo del 3-4, invece abbiamo saputo che comunque le informazioni sono state richieste anche per il ruolo di guardia. Poi se faranno o no questa operazione, non credo che si potrà cambiare tutta la squadra, quindi se alla fine dovranno scegliere un ruolo, poi dipende anche che cosa offre il mercato, qual è il giocatore più interessante, quanti soldi ci sono a disposizione e qual è il giocatore che si va a tagliare eventualmente. Poi magari ci rivedremo tra un po' e la squadra non sarà stata toccata. Io dico solo quello che sta succedendo oggi, quindi chiedo anche alla società di non inalberarsi di fronte a queste cose, perché noi facciamo un mestiere che va di giorno in giorno. Oggi le notizie sono queste, domani o tra una settimana potrebbero anche spegnersi queste voci, come concretizzarsi. Però il nostro dovere è raccontare quello che succede ogni giorno, come una storia che si svolge durante l'arco di un anno, insomma. Poi dopo entreremo di nuovo nel dettaglio delle novità, di quello che può succedere. Elisabetta, hai detto quindi non credi che cambierà tutta la squadra, in poche parole, ma hai voluto far intendere che ce ne sarebbe bisogno oppure no? È una domanda difficile, cioè purtroppo le stagioni a volte nascono bene e tutto sembra filare liscio, come quando apri la finestra e fuori c'è il sole, il cielo azzurro e tutto, quella giornata lì va liscia. Altre volte magari la giornata comincia male, la stagione è cominciata male, sono stati commessi degli errori e poi dopo tutto si ingarbuglia come una valanga, no? Si ingrossa ogni giorno e non riesci più a fermarla. Adesso sembra che la squadra sia stata sbagliata completamente, ma magari non è così e basterebbe forse una vittoria o che un giocatore trovasse una serata felice per sbloccarsi. Sappiamo quanto è importante, poi Alfredo ha giocato, quanto è importante la mente per un giocatore che magari in questo momento ha perso la fiducia, fa una bella partita e succede magicamente qualche cosa, poi quel giocatore contagia suo compagno e no, contagia nel senso sportivo, no? Ovviamente ti faccio l'esempio, io domenica mi sono esaltata per Demetrio, perché devo dire la verità, mi fanno anche un po' tenerezza questi due brasiliani, sembrano spauriti, anche Pacheco che adesso è stato tagliato. L'ho incontrato l'altra sera all'Iperossini che faceva la spesa, mi faceva tenerezza, sto ragazzino da solo dall'altra parte del mondo
che ha visto il suo sogno sgretolarsi senza neanche cominciare il campionato, no? Sono storie che comunque mettono un po' di tristezza. Che peraltro però hai detto che ne sta approfittando per visitare l'Italia, no? No, adesso l'Italia, ho visto una sua foto a Firenze nel giorno libero, poraccio, tanto che cosa deve fare? Sta qua, vabbè, almeno no, gli fa onore la voglia di scoprire un po' il paese dove è capitato. Però a parte questo, dico, Demetrio domenica, dopo che ha messo la bomba, ha fatto un gesto di esultanza che mi ha sorpreso, perché sembrava, no, quei giocatori ormai rassegnati a non essere nessuno in questa stagione, invece che ne sai, magari trova la serata, riesce a anche moralmente a riprendersi, certo. Perché tanto molta parte di la parte emotiva di un atleta è una parte importante, ragazzi, invece molto spesso secondo me ce ne dimentichiamo. Ecco, prima ancora di presentarlo meglio, hai toccato un elemento importante, la parte emotiva di un atleta. Alfredo Carboni è stato un atleta ai massimi livelli, professionista, giocatore di pallacanestro, che lui dice che era un perfetto giocatore da due, ma probabilmente è stato anche un ottimo giocatore da uno, perché comunque ha fatto l'uno e l'altro. Allora, questa parte emotiva dello sportivo è fondamentale, come in tutte le cose della vita, indubbiamente, insomma, mettiamoci nei panni di questi giocatori, sentirsi dire dal proprio allenatore quando c'era Asa che prima di cominciare il campionato aveva sbagliato nella scelta, insomma, si riferiva ai due brasiliani, sì. È una cosa clamorosa, poi soprattutto su un ragazzo di 22 anni, 21 anni, 23 anni, cioè, è una cosa devastante. Uno ha un grande carattere già formato, una personalità già formata, riesci a reggere la botta, ma altrimenti fai fatica. Sicuramente, adesso, onestamente, Asa è una persona meravigliosa proprio dal punto di vista umano, però a livello di comunicazione ha veramente, e non solo, ma insomma, ha sbagliato tanto. Beh, chiaramente degli errori ci sono stati, no, se no non avremmo avuto l'epilogo. Questo è vero, indubbiamente, però anche le cose come vanno comunicate è importante in una città come la nostra, comunque c'è una dirigenza molto presente, molto attenta, e quindi certe comunicazioni vanno fatte nel posto giusto, nel momento giusto, perché poi appunto i giocatori sono fatti di carne e ossa, devono scendere, certo, in campo. E adesso Demetrio sembrava, no, che un tiro da tre avesse fatto gol, avesse vinto i mondiali, poro cocco, anche a me mi ha fatto tenerezza, come diceva la Betta, perché in realtà è uno che è abituato a far canestro, almeno nel suo paese, e farne uno e gioire come aver vinto la Coppa del Mondo, dice che poretto sta soffrendo, voglio ha dire. Ha tirato fuori questa grande emozione, no? Questa grande, esatto, emozione nell'aver finalmente bucato la retina in un momento che è il suo mestiere, dovrebbe essere la cosa più normale del mondo, certo. Però è chiaramente in difficoltà. Però non è sempre così. Allora, prima di proseguire, volevamo informarvi chiaramente del fatto che il contest, quindi la possibilità di inviare i vostri selfie, è importantissima, è una possibilità di andare praticamente in diretta, di potersi vedere in tempo reale con i vostri selfie, oltretutto di vincere anche un premio, e in questo caso è il cofanetto della Lina Skincare prodotto da Cosmes Italia e graffato VL, che lo vedete qui praticamente davanti a noi. Ecco, quindi c'è la possibilità, mandateci i vostri selfie perché ci piacciono. E salutiamo Elettra da Montelabate e sua mamma, che sono state al Palace domenica scorsa, e vedete qui il selfie che ci hanno mandato, sono state al Palace domenica scorsa grazie ai due biglietti vinti attraverso il nostro contest. Mandateci i vostri selfie perché davvero li vogliamo avere. Giovanni, ma hai fatto dei segnali, vero? Sta arrivando qualcosa? Sì, allora, intanto ci arriva un saluto da Modena, da Alessandro, sempre Forza VL, un saluto da Serena, ci dice viva giovedì sera a tutti sintonizzati su Rossini TV. Poi ci arriva ci arrivano dei commenti sempre su WhatsApp, invece la puntata nella quale furono ospiti, presentata da te Antonio, dove c'era Betta Ferri e Simone Zanotti, arrivò dopo la vittoria 84 per Pesaro, 63 per Reggio Emilia. Un caro saluto a Betta e Alfredo, e fino alla fine Forza VL, Max da Pesaro. Grazie. Allora Max, noi ti chiediamo però a questo punto uno sforzo ulteriore, dici come è andata la partita dopo, quindi non solo quella prima, vogliamo sapere se effettivamente abbiamo portato fortuna, perché se dovessimo portare fortuna in questa occasione sarebbe veramente bella. Per sabato Max sera non sarà difficile, perché se ho capito chi è un espertissimo di numeri. È già andato lì a cercare. Allora, Alfredo Carboni, quindi abbiamo già detto, ospite anche l'anno scorso, ex giocatore, ha vestito la maglia della VL all'inizio degli anni 80, ha sfiorato lo scudetto, come già ci avevi ricordato in quell'occasione, fu una finale sfortunata in una delle scavolini di quei tempi
tempi più forti di sempre, e in quell'occasione l'anno scorso tu parlasti di questo termine che volevo riprendere. Avevi dato la definizione perfetta della parola tigna. Tigna, che si dice che si può tradurre, no, con garra in spagnolo, addirittura a Napoli la chiamano cazzimma, il presidente del Napoli se non ce la mettono si arrabbia. Ecco, in questo momento forse la tigna che Marco dice che a sud di Fosso Seiore non sanno neanche che esista come parola, questo lo dice lui, ce ne sarebbe tanto bisogno, vero? Sì, l'anno scorso indubbiamente è stata una stagione, soprattutto la prima parte, contrassegnata da questa tigna. Repesa veramente aveva creato una situazione per cui i ragazzi scendevano in campo con una carica pazzesca. Mi ricordo gli episodi in cui spesso richiamavo i propri giocatori anche con degli scappellotti, che insomma negli sti tempi non è come una volta che si poteva andare tanto facilmente senza rischiare delle denunce. Ma al di là di quello, i giocatori accettavano, perché arrivavano per il loro bene, arrivava da una personalità forte, e questa cosa ha funzionato molto. Indubbiamente adesso manca. C'è da dire, per quello che conosco io, che onestamente Banchi assomiglia molto come tipo di allenatore a Repesa, come tipo di atteggiamento, di temperamento e di modi di stare nel campo. Questo ovviamente ci fa ben sperare per il futuro. Certo, la squadra non l'ha fatta lui, adesso è una fase di transizione complicata, probabilmente anche per qualche giocatore che nel sistema di prima aveva più libertà di movimento. Io penso e spero che uno dei problemi di Sanford sia anche quello, che prima poteva giocare come un po' con Trieste in casa, come voleva lui. Indubbiamente Banchi è un allenatore diverso, con tante regole, un po' come Repesa, con meno libertà di movimento. Il giocatore ci mette un po' di più a capire come deve stare in campo. Oltretutto, tutto parte non ai primi di agosto, ma a fine ottobre, esatto. E quindi ovviamente complica le cose, però se non altro fa ben sperare questo ragionamento per il futuro. Bene, poi tu hai giocato in Serie A1, in Serie A2, l'abbiamo già detto, hai fatto di tutto nella pallacanestro. Io ti ho definito multitasking, perché in realtà hai fatto tutto: hai fatto il giocatore, l'allenatore, il coach, ma lo sponsor, il commentatore. Allora mi piaceva capire dal tuo punto di vista come si vive attraverso proprio queste diverse sfaccettature la pallacanestro. Cioè ogni volta è un ruolo diverso, per esempio anche quello di commentatore e sì, quindi di giornalista dall'altra parte. Ma come la vivi? Cioè, se dovessi dare, ovviamente al primo posto c'è tirare la palla, giocare a pallacanestro, indubbiamente c'è quello, no? Non ci piove, nel senso che è stata la mia vita fino a 33 anni, iniziando a 5 anni, quindi facendo tutte le giovanili, insomma è stata veramente una passione enorme e lo è ancora. Tutto il resto nella realtà è legato alla passione, cioè adesso sono tifoso, prima... Anche tifoso, quando, giusto. Sì, no, nel senso che mi piace proprio il gioco, ovviamente, e poi c'ho l'amore per la città e la squadra della mia città. Quindi gli altri ruoli, quello del team manager, quello dello sponsor, quello del commentatore o quello che vogliamo, insomma, è legata alla passione. Cioè sono qui perché mi dà gusto parlare di pallacanestro, mi dà gusto capire. Oltretutto ci conosciamo tutti, io ho 60 anni e quindi è il mondo mio di riferimento da quando ero ragazzino. Sì, è cresciuto insieme a te, insieme a noi, Mario, Costa, Walter, Stefano, ci conosciamo talmente tanto, quindi dà gusto anche questo percorso di vita, anche con ruoli diversi, che però facciamo insieme fino a poi arrivare magari fra qualche anno da vecchi pensionati, insomma. Pensate che meraviglia che è lo sport, che dà la possibilità di fare questo, cementa le amicizie, fa sì che le persone davvero facciano un percorso di vita insieme. Giovanni si sta sbracciando, io quindi gli cedo la parola, giustamente, perché ci deve essere qualcosa che è arrivato. Sì, allora Antonio, ci è arrivato sicuramente un messaggio da Fabio da Vallefoglia. Ciao a tutti, sono fiducioso e penso che con l'arrivo di Banchi sia l'uomo giusto per questa società. Allora, ci è arrivata la foto che di Eugenio che aveva vinto il biglietto per entrare con Simone Zanotti, come potete vedere. Sì, eccolo. E poi si arriva su Facebook un commento della DNA Biancorosso: pensavo che con l'arrivo del coach Banchi la partita in casa contro Trento si vinceva, invece come abbiamo visto è arrivata purtroppo una sconfitta. Quest'anno avremo due
retrocessioni, quindi si deve sbagliare il meno possibile. Quindi sempre Forza VL ci saluta. Poi ci arriva anche un commento da Claudia, buonasera a tutti, come ogni giovedì è un appuntamento fisso su Rossini TV. Due domande per la mitica Bettaferri. Si dice che con Sanford non sia l'uomo giusto in questa squadra, non sia messo il ritmo, ammesso che sia vero, Bacchi non è proprio il primo pelo, avrà sicuramente fatto gli schemi per lui, quindi si dovrà un po' sbloccare Sanford. Poi la seconda domanda, Pacheco una domenica non può rientrare al posto di Drell, perché no? Ecco, allora, Betta, ti lascio la parola, anche sì, perché in realtà te la sei fatta da sola questa domanda poco fa. Sì, allora partiamo proprio da quest'ultima domanda. Sì, Pacheco teoricamente potrebbe giocare al posto di un nostro straniero, perché è tesserato per la VL, si allena con la squadra, quindi conosce comunque anche i nuovi giochi che Banchi ha proposto, quindi se un giorno Banchi dovesse decidere che vuole schierare Pacheco al posto di uno degli altri stranieri, può farlo. Detto questo, non so se mai lo farà, però nelle possibilità, come la domanda mi ha fatto Claudia, sì. E l'altra su Sanford, allora, io penso che sia una questione di diversità del campionato. E Sanford ha giocato gli ultimi 4 anni in campionato francese. Io onestamente non so se Alfredo sei d'accordo, me lo ricordavo come un campionato molto atletico, perché la Francia, avendo molte colonie, da molto prima degli altri campionati aveva tantissimi giocatori di colore naturalizzati, quindi con molto atletismo, e a me sembrava un campionato abbastanza fisico, quindi mi stupisco che un giocatore come Sanford, che ha giocato 4 anni in quel campionato lì facendo sempre canestro, perché cioè, basta andare a vedere che medie punti teneva, non riesca qua proprio a liberarsi. Quindi è vero che l'Italia è abbastanza piccola, per esempio facciamo un confronto con Massenat, che era veramente massiccio, possente come guardia. Massenat. Esatto. Ecco, tra loro due sicuramente c'è una differenza fisica, però non riesco a capire come sia possibile che un giocatore che ha sempre fatto bottino, ecco, non riesca invece a trovare la via del canestro, tanto che nelle ultime 4 partite non è mai andato in doppia cifra, e questo per una guardia americana titolare è rarissimo come evento, di solito 15 punti nelle mani ce li hanno tutti le guardie. Certo, infatti cominciamo invece lui anche... ha cominciato da 22 a Sassari, poi 15, poi è sceso 3, 9, 6, cioè non puoi giocare con una guardia titolare che non segna almeno 10 punti. Commentiamo proprio su questo anche le immagini della partita di domenica scorsa, persa dalla VL in casa contro Trento, è partito adesso il filmato con gli highlight. Betta, perché? Perché la prima domanda che ti aveva fatto il nostro ascoltatore... Ecco, questa l'ha messa però. Ecco, questa l'ha messa, esatto. È subito stata smentita, avete visto? Sì, va bene, ma no, perché quando ancora sei nel primo quarto le marcature non sono così strette, no? Cioè, infatti, se tu guardi i giocatori più forti di solito sono quelli che riescono poi a farsi valere anche nell'ultimo quarto. Spesso magari i giocatori un po' più leggerini anche mentalmente vanno bene quando la partita ancora non è tesa. Ma d'altronde vedete, questo commento di Elisabetta Ferri in diretta è fantastico, perché ci riporta a tempi d'oro. Elisabetta Ferri ha seguito e fatto radiocronache, telecronache per la VL e per la Scavolini, sì, sempre. È veramente la voce del basket pesarese, che è diventata proprio tale anche grazie soprattutto alla sua passione, al suo amore per questo sport. La partita di domenica scorsa, torniamo un attimo indietro, Betta. Effettivamente è una partita che è stata... persa di 3 punti, ma in realtà mai in discussione, o quasi mai in discussione. Beh, però, cosa è mancato? Cosa è mancato veramente? Tu hai parlato di... È mancato addormentarsi completamente nel secondo quarto, perché se tu guardi i risultati, Pesaro ha vinto il primo, il terzo e il quarto quarto. Molti dicono, ma non vale ragionare così. Va bene, però se facciamo un esame di come sono andati questi 10 minuti spezzati, come adesso si usa nella pallacanestro con 4 quarti da 10, Pesaro ha vinto il primo, il terzo e il quarto quarto, ma nel secondo è stata disastrosa, e quel secondo quarto dove ha perso mi pare 6 palloni ha distrutto completamente il morale intanto della squadra, e ha riportato negli spogliatoi Trento con la sicurezza che avrebbe potuto vincerla. Poi fare una rimonta vuol dire anche un dispendio di energie fisiche, nervose, e quando siamo arrivati punto punto alla fine magari non c'è stata la lucidità. Esatto, questo concetto del punto punto alla fine è stato proprio sottolineato da Betta in un suo articolo successivo a questa partita. Secondo lei la VL, la Carpegna Prosciutti, il grande difetto ce l'ha in fase offensiva più che in fase difensiva, perché in realtà di punti non se ne incassano tanti, ma se ne fanno troppo pochi, Alfredo? È un po' questo il punto, che tra l'altro di cui commentavo anche prima, anche su Sanford, onestamente non ho la conoscenza per dire, l'ho visto solo quest'anno queste partite, che tipo di giocatore sia, lo scopriremo, però io credo che
E in questo momento c'è confusione, il problema è che tutto quello che è successo da agosto ad oggi ha creato nella testa dei giocatori confusione anche sulle modalità di stare in campo, su come stare. A me sembra Seffolo un giocatore sostanzialmente confuso, quindi non si sta esprimendo esatto, proprio, per quello che può dare. E quindi anche nelle partite punto a punto poi è difficile che una squadra così in difficoltà trovi il tiro vincente, la soluzione vincente. Delfino è un giocatore meraviglioso, ma oltre che essere un giocatore meraviglioso, ha un'esperienza tale che anche situazioni così complicate, chissà quante volte le ha vissute, quindi riesce a starne fuori da questa confusione, ma è l'unico, sia per livello, gli altri invece non ci riescono. Io credo che il tempo è dalla parte della VL, indubbiamente, il tempo perché significa sistemare le cose, conoscersi l'allenatore con i giocatori. Certo. Poi mi piace anche questa idea che se devono mettere in mano le mani nella squadra, certo, se va fatto, ma va fatto un po' come gli altri anni, nel momento giusto, perché quando è stato praticamente scaricato Pacheco, poi il giocatore è stato trovato in una settimana, poi magari Larsson va benissimo, non è questo il punto, però per un dirigente responsabile, devono dare più tempo per capire bene cosa fare, e non potendo cambiare 5 giocatori, ma uno al massimo due. Come aveva detto la Betta. Esatto. Dovrebbe cambiare. Quindi tutti. È meglio aspettare. Certo, rischi di perdere qualche partita in più, ma fai qualche errore fondamentale di meno. Devi capire esattamente quello che ti serve. Adesso guardia, qualsiasi persona farebbe confusione a capire oggi cosa serve, quando puoi cambiare un giocatore solo. È meglio vedere ancora all'opera la squadra. Adesso, sabato la partita è proibitiva, giochiamo a Bologna, parliamoci chiaro, però è una partita importante perché per l'amalgama di questa squadra, per capire certo. Come stanno in campo, per poi affrontare, non mi ricordo più chi, Cremona, no. Prima Napoli. Napoli. E poi Cremona. Ecco, perché le cartucce che si possono sparare vanno sparate bene e non si può più sbagliare. Anche perché quante volte abbiamo cambiato idea anche noi? Guardiamo una partita e magari diciamo no, forse bisognerebbe mettere un rinforzo in quel ruolo. Poi magari la settimana dopo abbiamo cambiato idea perché forse... E quindi come ce li abbiamo noi questi dubbi? Ovviamente ce li hanno anche i dirigenti. Perché se poi lo sbagli, quella pallottola che hai sparato poi è andata. Sì, sì. Avete visto per esempio anche Banchi, giustamente, diciamo, questo è appena arrivato, come ci teneva a galvanizzare il pubblico, a chiedere sì. La fiducia è tutto, la fiducia è dappertutto, in questo, la TV Rossia, Rossini TV, cioè, non sta in piedi niente, dai mercati finanziari, certo. In famiglia, negli affetti, senza fiducia qualsiasi, certo. Ripeto, a meno che sei un giocatore talmente navigato come Delfino che trova il suo di equilibrio perché è talmente grande sì. Questo equilibrio, ma gli altri hanno bisogno di fiducia, quindi certo. La squadra, la città. Dobbiamo tutti quanti, non solo tifare per la VL, crederci, stare vicino e dare fiducia al sistema. E il modo, se poi ci pensiamo, negli altri, sono 9 anni che ormai la situazione è questa, siamo sempre riusciti a venirne fuori, sì. Senza perdere la fiducia, perché se no è chiaro che questa cosa ci affossa. Certo, stringendosi intorno, facendo corpo unico e quindi credendoci e con entusiasmo. Certo. Quindi Giovanni, entusiasmo mi pare che ci sia. Posso dire una cosa sola? Scusami un attimo, Betta, Volevo dire che a proposito di questo stringersi, questa sera qui ci doveva essere Gora, Camara, cioè Alfredo, io sono contentissima, certo. Però il motivo per cui Gora non c'è, io lo voglio dire perché secondo me è bello anche sapere che certo. Banchi ha voluto organizzare una cena di squadra e per far stare i giocatori più insieme al di là certo. Dell'allenamento e trovo che sia una buona idea anche perché lui è appena arrivato e quindi un certo. Conto è fare 2 chiacchiere mentre si palleggia prima di iniziare l'allenamento, un conto è andare a mangiare insieme e condividere una tavola, stare insieme. Anche perché il famoso ritiro, poi cosa serve? Quello che però si fa in esatto. Agosto, serve a queste cose, certo. Banchi l'ha saltato, Larsson l'ha saltato, voglio dire, certo. No, tutte le cose sappiamo. Quindi hanno scelto il giovedì sera, ma noi siamo contenti sì. Lo stesso perché sì, c'è Alfredo certo. Con noi. Quindi certo. Questa sera la squadra sta insieme, speriamo che trovino un po' più di cemento perché certe volte nelle difficoltà mi sembra di vedere che ci si sfilaccia ancora un po' troppo, invece tante volte si viene fuori dalle situazioni quando si sta compatti. Certo, corpo unico. Giovanni. Sì, allora Max ci ricorda la partita successiva, la VL ha perso 91-81 a Treviso. Era meglio non saperlo.
Poi, allora, per la Betta Ferri, stranamente diplomatica, le chiedo perché da tanti anni paghiamo due o tre giocatori per poi mandarli via. Cioè facciamo dei contratti per poi tagliarli. Ammiro sicuramente Costa, però questa perplessità. Chi era questo ascoltatore, Giovanni? Un ascoltatore che ci scrive, un Riccardo da Pesaro. Riccardo, non è una questione di essere diplomatici, è che secondo me essere troppo drastici mi ha insegnato nella vita che non serve, nel senso che quando tu ti esponi, riportiamo il proclama di Azza, andremo in Europa, poi due settimane dopo ho dovuto fare marcia indietro, quindi mai dire un giudizio troppo pesante, ma neanche troppo entusiastico su un giocatore. Quando a me mi incontra gente per strada e mi chiede com'è questa squadra, tutti gli anni me la fanno questa domanda. Io i primi anni forse tutti i giorni, più o meno, conoscendo sì, Pesaro. Sì, esatto. Sì. Però prima di cominciare il campionato è normale che la gente magari chieda un addetto ai lavori, però sai, è molto difficile perché una volta le squadre rimanevano quasi simili e magari si cambiavano solo i due americani, così adesso ogni anno arrivano 5, 6, 8 giocatori, 10 giocatori nuovi. Come fai a sapere subito come saranno, qual è il loro livello, cosa potranno esprimere rispetto al campionato dove erano l'anno scorso, si troveranno bene in sintonia tra loro, andranno d'accordo con l'allenatore? Ci sono mille variabili per cui una stagione può venire storta o dritta, per cui conviene aspettare. Ormai lo sappiamo, ci vogliono 2 o 3 mesi per capire certo. La vera faccia di una squadra. Certo. Questo anche perché è partito bene, perché per dire Trieste, che adesso sembra la squadra rivelazione, che ne sai a marzo come sarà e noi dove saremo? Quindi un po' di pazienza purtroppo bisogna averla. Ecco, l'unica cosa che io giustifico per i tifosi è il non vedere giocare bene a pallacanestro. Ecco, questo io lo capisco che è uno scoramento totale. Certo. Sì, perché io posso anche accettare di perdere una partita, però voglio divertirmi mentre la vedo questa partita, e invece non ci divertiamo. Questo è il problema. E soprattutto, siccome l'anno scorso invece ci siamo divertiti, e il confronto adesso quest'anno stride. Certo, è difficile accettare, dopo aver visto la qualità della squadra dell'anno scorso, di nuovo sembra di aver fatto un passo indietro. Per cui, rispondendo a Riccardo, perché paghiamo i giocatori? Perché li sbagliamo. È semplice, perché tu quando vai a comprare una maglia in un negozio, poi torni a casa e trovi che c'è un buco e non l'avevi visto, e ormai l'hai comprata, cosa fai? Certo. Porti indietro? L'amore dei nostri tifosi però si vede ed è testimoniato dalle tante chiamate, sì, sì, dai tanti interventi che stanno arrivando. Giovanni ancora ci chiede di intervenire. Ci è arrivata la foto da Johnny ed Esti dal palazzo con furore, come vedete. E poi ci chiedono, tornando a Venezia, cosa pensate dell'arbitraggio, Betta e Alfredo? Paolo da Pesaro. Questa te la lascio. Venezia. La partita persa precedentemente, quella precedente alla sconfitta con Trento, che è stata, insomma, io avevo quasi una domanda da fare anche a Betta, ma in generale avrei chiesto, mi sembra che nel basket moderno gli arbitri influiscano un pochino meno che nel basket antico degli anni 80, ma è vero o non è vero? Passerei la palla alla Betta. No, secondo me influiscono ancora, è uno sport troppo difficile da arbitrare, io veramente non so, anche ammiro quei ragazzi che invece di sognare di fare i giocatori o gli allenatori sognano e magari vanno a fare gli arbitri, perché veramente ogni volta è uno sport molto complicato, cioè non c'è un livello 1 come nel calcio, devi far gol. Dai, adesso non voglio essere, magari tu che sei un calciofilo mi dirai che in realtà è molto più complicato di così, però è più immediata la comprensione del calcio. La comprensione del basket può passare dal livello 1, capisco se ho fatto canestro, ma poi io quando ho portato negli anni degli amici che non avevano mai visto la pallacanestro, mi dicono, ma quando l'arbitro fischia esattamente, cosa ha fischiato? Perché ce ne sono 2000 di segnalazioni e poi anche doppia interpretazione. È sfondamento o è fallo del difensore? Cioè queste cose qua, se l'arbitro decide in un modo, può condizionare una partita. Quindi... Ok, risposta diplomatica, cosa ne pensi dell'arbitraggio di Venezia? Allora, posso dire, sì. Sono onesta, io la partita di Venezia non l'ho vista perché ero con la nazionale sorde a vincere un campionato europeo. E ne parleremo fra qualche minuto. Io adesso tornavo invece indietro, tornavo indietro guardando avanti, alla partita di sabato sera, la partita di sabato sera a Bologna, è una partita che noi abbiamo giocato già un paio di mesi fa nella Supercoppa, perdendola in maniera dignitosa contro la corazzata della Virtus, ma
Alfredo Carboni ha vissuto una partita contro Bologna incredibile, straordinaria, negli anni 80, proprio quell'anno famoso. E quindi vediamo adesso quello che è successo nel 1900, e lo vedete nel, con questo canestro che è passato alla storia da tutti i tempi, il canestro di Zampolini, che fece vincere la Scavolini in semifinale contro la Virtus Bologna. Grazie a quel canestro la Scavolini andò in finale, che poi perse contro Milano. Una domanda che tutti noi ci siamo sempre fatti e continuiamo a farci, credo Betta, continueremo a farci in eterno. Ma è vero che quell'entusiasmo, quella gioia per quella vittoria vi ha tolto un pochino di, come posso dire, di sprint per poi la prima gara di finale con Milano, che infatti è stata subito persa? Cioè, tali sono stati i festeggiamenti, tale la gioia di vincere, che purtroppo è successo questo. No, non è vero. No, secondo me assolutamente no. Lì purtroppo ci fu il signor D'Antoni, che trovò il modo di mettere in grossa difficoltà a Chiccia, con quella difesa sul pick and roll, che lo prese da dietro, non era assolutamente preparata a quel tipo di difesa, lo mandò in confusione e ci penalizzò molto, almeno la prima partita in casa. Tra l'altro, quella stagione facemmo 54 punti nella stagione, sì, perdemmo sì, solo tre partite, solo tre partite. Insomma, fu un anno straordinario. Forse l'idea di essere forti, e lo eravamo veramente, lo erano, perché io veramente stavo sempre in panchina, non mi sento di quel gruppo lì dal punto di vista di talento, ovviamente. Però ne facevi parte. Sì, attenzione, ne facevo parte. Però un motivo ci sarà stato. Ci allenavo, dai. Un motivo ci sarà Va stato. Bene, però, era il boccia della scommetta di Tigliano. Un motivo c'era. Pesaro riusciva sempre a fornire, esatto, cose che adesso non fa quasi più. Il nono e il decimo solitamente, esatto, erano ragazzi di Pesaro. Infatti, finito l'allenamento, mi toccava stare un'ora a passare la palla a Chiccia che tirava. Era un onore, penso. Che mi dava molto, molto piacere. Però, ovviamente, forse un atteggiamento non tanto per l'euforia, ma l'idea di sentirsi forti, molto forti, e arrivare a quella partita non preparati, perché ricordiamo che noi abbiamo dato 45 punti in casa a Milano nella stagione regolare. Pensa quanto erano arrabbiati, come sì, avevamo preparato la partita. Probabilmente emotivamente l'hanno preparato un po' meglio di noi. Betta, vedere quelle immagini è sempre una grande emozione per tutti. La grandissima rivalità con Bologna di sabato sera. Sì. Bologna vuol dire non solo Virtus, vuol dire anche Fortitudo, sì, che quest'anno sta vivendo un po' le nostre difficoltà. A guardare la classifica è impressionante vedere che in fondo ci sono Varese, Pesaro e Bologna Fortitudo. Storiche. Cioè piazze storiche, scudetti. Volevo fare questa domanda a te, ma anche a tutti i nostri ascoltatori, perché è importante. Li coinvolgiamo in questo piccolo sondaggio. Okay. La più grande rivale cestistica di Pesaro. Abbiamo adesso parlato di Milano. Sabato sera giocheremo contro la Virtus a Bologna, abbiamo nominato la Fortitudo, ce ne sono altre, Varese, Caserta. La più grande rivale cestistica di Pesaro, è davvero Bologna le vunere, Betta, allora, secondo te? Per me no, ma non perché non riconosco la rivalità con Bologna, ma perché Milano per 10 anni è stato il nostro incubo. Cioè, da quella partita, da quella finale persa dalla squadra di Kicianovic, quindi dall'81-82. Okay. Fino a quando non si è vinto lo scudetto, 87-88. Col dito di Walter, che esatto, diceva. Sono stati anni da incubo contro di loro. Ogni anno uscivamo o in semifinale, o perdevamo la finale di Coppa Italia, o ci buttavano fuori i quarti di finale. Addirittura siamo riusciti a perdere 2 finali di Coppa Italia consecutive contro di loro in campo neutro a Bologna, ricordo, 86-87, uno dietro l'altro. Cioè, è stata la liberazione da un incubo. Quindi in quegli anni, veramente, vedere la faccia di D'Antoni e Meneghin, ti veniva da odiarli sportivamente. Premier, ce n'erano sì, tanti. Sì, non ricordiamo, ecco, Gallinari, Ferracini, tutti, erano veramente i gemelli Boselli, dai. Ce li ricordiamo ancora, per non dire, vabbè, Bob McAdoo, che invece magari forse era un uomo più di classe, più calmo. Con il suo anche, baffo, non so, proprio. Però ecco, queste facce qui, capito, quando le vedevi arrivare al palazzetto, io non lo so, ma penso che per quegli alcuni anni veramente li abbiamo anche detestati. Secondo te, Alfredo? Beh, gli anni 80 e 90 sicuramente. No, in generale, proprio l'avversario. In generale, sai, Bologna è molto più vicina a Pesaro che Milano, quindi come sempre le fazioni, il campanilismo, i bolognesi che ci prendevano in giro con i pescatori. Dal punto di vista, diciamo, logistico, è chiaro che c'è più rivalità con Bologna da questo punto di vista. E anche gli sfottò, addirittura Milano quasi, sono talmente di una grande città che non si degnano neanche. Non ci consideravano neanche. Invece, dal punto di vista anche del folklore, indubbiamente sì, con Bologna è più forte. È più forte.
cogliamo l'occasione per invitare i nostri ascoltatori, manca poco più di un quarto d'ora alla fine del programma, a mandarci continuamente le immagini, i loro selfie. Vedete il cofanetto della linea skincare prodotto da Cosmesi Italia Griffato VL che vi aspetta, quindi mi raccomando, mandate i vostri selfie. E mi pare che Giovanni abbia forse qualche risposta sul sondaggio oppure altre. Sì, allora sul sondaggio sì. Olimpia Milano ci spaventa, la rivalità è sicuramente Milano, però abbiamo allora un commento su Facebook, ci ricommenta Claudia, volevo dire al signor Carboni che noi la fiducia la diamo sempre, ma se vedi da un certo linguaggio del corpo, quasi me ne freghista. Banchi deve un po' stupirsi, bellissima l'idea della cena organizzata dal coach. Poi ci scrive Massimo su WhatsApp, salve, sono Massimo e vorrei fare una domanda ai due ospiti in studio. Dovessimo prendere un giocatore, io andrei su un all round, che possa dare un respiro a Delfino, cosa ne pensate? Tipo Marcus Landry, visto a Brescia qualche anno fa. Grazie e buona continuazione. Risposte telegrafiche, Alfredo. Ma io mi viene a rispondere un po' come prima, che onestamente non c'è tempo, quindi io capisco il tifoso ovviamente, perché ci vorrebbe la voglia sarebbe di avere subito il giocatore. Però bisogna chiarirsi le idee, ovviamente soprattutto i dirigenti, l'allenatore, e forse c'è bisogno ancora di vedere un po' meglio la squadra all'opera, vedere meglio Sanford, se si riesce ad alzare il livello, Demetrio fin dove può arrivare. Di questa squadra, di diversi giocatori, ancora non abbiamo capito qual è veramente il loro livello. Magari è anche basso, però non l'abbiamo ancora capito, non si è visto. Dobbiamo capirlo. Sei d'accordo, Betta? Secondo me è una questione anche di risorse economiche, nel senso che vendendo, tra virgolette, insomma privandosi di un giocatore che ha un buon ingaggio, puoi andare a comprare un giocatore di valore. Se ti liberi di un giocatore che costa poco, è normale che tra le mani avrai poco da spendere, quindi bisogna fare attenzione molto anche a questo. Ok, Betta, noi ti abbiamo presentato, abbiamo parlato di te come giornalista, come grande conoscitrice del basket pesarese, sei la storia appunto della VL, ma non solo, è tanti anni che segui tante cose, tanti aspetti dello sport pesarese, anche uno sport che possiamo definire minore o comunque meno noto per tanti versi, ma hai ultimamente realizzato un sogno, hai realizzato un grande sogno, un sogno a cui hai dato concretezza con una vittoria straordinaria insieme alla nazionale delle sorde, delle ragazze non udenti. Si chiamano proprio così, delle ragazze sorde. Vediamo queste immagini meravigliose della vittoria di Pescara al campionato europeo. Betta, cosa ci dici di questa avventura? Tu e chiaramente insieme a Beatrice Terenzi, che cogliamo l'occasione per salutare. È una squadra nata per caso, nata a Pesaro, anche se adesso le ragazze sono di tutta Italia, ma la tradizione del basket, grazie alla SD Sordi Pesaro, che aveva una sezione maschile, degli amici ci hanno chiesto di aiutarli a fondare la squadra femminile. All'inizio le ragazze non facevano basket. Ti ricorderai che vi abbiamo seguito fino in Polonia in un'occasione. Sì, è vero, Bulgaria e in Polonia. All'inizio siamo mi ricordo a seguire. Che l'assessore Belloni, che tra l'altro che ha un figlio sordo, quindi ci aveva preso particolarmente a cuore, venne a vedere uno dei primi allenamenti, mi prese da una parte e mi disse: ma che sport fate? Per dirti il livello qual era, inizialmente era soltanto il voler far stare insieme delle ragazze con questa disabilità che magari vogliono fare sport. Poi piano piano, con un messaggio in LIS, quindi in lingua dei segni, lanciato su YouTube, dove dicevamo: siamo un gruppo di ragazze sorde che vogliamo giocare a pallacanestro, chiamaci, unisciti a noi. È successo il pandemonio e abbiamo avuto tantissime richieste. Poi piano piano lì è avvenuta la selezione e la federazione ci ha riconosciuto come nazionale, perché siamo l'unica squadra, siamo perché ormai mi sento parte, però sono l'unica squadra di ragazze sorde che gioca a pallacanestro in Italia, quindi da 10 anni andavamo a giocare campionati europei, mondiali, olimpiadi dei sordi, che hanno delle loro olimpiadi, abbiamo vinto finora delle medaglie di bronzo, ma a Pescara, proprio in casa, in Italia, davanti a tutti gli amici, le famiglie, col palazzetto, il Pala Elettra di Pescara, che Alfredo conosce bene perché ci ha giocato in Serie A2, e abbiamo portato a casa contro la Russia, 2 punti solamente, 63-61, finita nel tripudio generale, vinto la medaglia d'oro. È stata una gioia incredibile. Una gioia incredibile, Alfredo, anche perché vedere queste ragazze, queste atlete che di una sfortuna riescono a farne una fortuna, è veramente una grande lezione di vita. Sì, indubbiamente. Io ho anche il libro che la Betta mi ha regalato di tutta la storia di questo percorso. Si vede anche dalle fotografie, sono tutte...
sono tutte sempre sorridenti, sono sempre tutte gioiose, è un'occasione per loro per stare insieme, vivere il gruppo, vivere lo spogliatoio, viaggiare, vedere l'Europa, il mondo, certo. Insomma, ci sono tanti elementi che lo sport in questo caso unisce, quindi anche le problematiche che uno ha vengono risolte molto più facilmente, insomma. E infatti riporto anche questo articolo a firma di Elisabetta Ferri, sempre su un'altra questione, una vicenda bellissima che è domenica è confluita nel saluto a questi due ragazzi, che cessisti marchigiani della nazionale di basket con sindrome di Down, che vedete nella nostra foto, che sono stati premiati domenica scorsa al Palasport, al Palavitri Frigo Arena. Quindi sono Alex Cesca e Andrea Ribichini, due ragazzi straordinari che hanno dimostrato una volta di più come lo sport sia veramente da interpretare anche come una favola umana. Ma io infatti voglio ringraziare sia la VL perché aveva già ospitato la Nazionale Sordi, ha fatto anche una raccolta fondi un anno per noi, quando ancora non avevamo una lira per portare in trasferta a queste ragazze, e anche la Consultinvest, che è stata sponsor di questa nazionale in diverse occasioni. E la sensibilità della VL nei confronti del sociale è sempre stata molto alta, infatti anche l'idea di invitare questi due ragazzi domenica mi è piaciuta molto. Bellissima, sì, sì. Alfredo, torniamo sul basket vero, sì. Io ho fatto una considerazione, no, fra me e me, ma i giovani oggi si avvicinano al basket anche in una città come la nostra, che vive proprio di cultura cestistica, come avveniva qualche anno fa, o un pochino di meno, o è cambiato? È cambiato, perché è cambiato il mondo in un modo, con una velocità, con internet, i social e tutto quanto. I campetti da che vedo io in giro per Pesaro non sono pieni come una volta, quindi ci si avvicina di meno, ci si avvicina fortunatamente, qui a Pesaro ci sono delle società giovanili molto importanti, ovviamente non solo la VL, i BIS, che indubbiamente raggruppano e fanno raccolta, però sento, parlando anche con gli allenatori, che è più complicato farli appassionare, portarli avanti, hanno più distrazioni. E ci vorrebbe, come sempre diciamo, ovviamente la prima squadra che traina il tutto, e comunque siamo in A1, e di fatto questa cosa è stata utilissima anche per il settore giovanile di Pesaro, per continuare a rimanere a questo livello. Bisogna che rimaniamo in A1, quindi anche quando prima parlavo di fiducia che va data ed è giusto darla, anche perché onestamente è veramente nell'interesse della città, cioè una squadra in A1 a Pesaro è proprio per le famiglie, per il tessuto sociale, traina il movimento, come è andata bene la nazionale italiana di pallacanestro, e quindi certo, ha conseguenze su tutta l'Italia. Per Pesaro è ancora più importante la prima squadra, quindi io spero che i pesaresi sentano questa cosa anche come impegno, e quelli più anziani come me anche come dovere, diciamo, morale, e dell'importanza di cosa vuol dire il basket a Pesaro, e che bisogna portare comunque fiducia, affetto, attenzione. Chi è che non fa non sbaglia, è chiaro, chi è che fa sbaglia, stando dietro a parlare facile, a fare le cose è molto più difficile. Dispiace quando si sbaglia, però tutti sono a lavorare per fare il bene e non per fare il male. E io voglio avere fiducia assolutamente per il resto del campionato. Sì, infatti quando si parla e si usa la parola tradizione in realtà non è un aspetto folcloristico, è un aspetto culturale, un aspetto davvero legato al background, alla storia, quindi a quello che è, in questo caso il nostro sport, la pallacanestro, è riuscita a dare alla città, e che la città ha ricevuto dalla pallacanestro, quindi certo, è davvero molto importante che questo continui. Poi non è che non capisca, io ripeto, mi sento più tifoso che altro, vedere come abbiamo giocato a febbraio le finali di Coppa Italia con Sassari, Brindisi, è una roba straordinaria, abbiamo giocato a livelli quasi degli anni d'oro, degli anni 80, sono partite che vanno negli annali, ma non di Pesaro, del basket italiano, certo, una qualità assoluta, era febbraio di quest'anno, quindi non è che io non capisco il rammarico dei tifosi, perché ce l'ho anch'io, cioè mi dispiace anche a me, anche domenica andare al palazzo e dire che partita vedrò, in fondo è domenica, il giorno di festa, tutti avremo piacere, si vorrebbe incavolare, quindi io non è che non capisco.
però ci dobbiamo essere e dobbiamo mangiare di questa è la pagnotta e dobbiamo mangiare di questa pagnotta cercando di arrivare a maggio che abbiamo trovato due squadre che stanno dietro di noi e quindi è l'obiettivo non solo della società, è l'obiettivo dei tifosi, della città, degli sponsor, di tutti quanti. Quindi Betta, voli pindarici, e a febbraio ci saranno le Final Eight a Pesaro e togliamoceli dalla testa. Ormai mi sa di sì, perché purtroppo 6 partite sono già andate, quindi bisognava portare a casa magari almeno una o due vittorie in più per poter stare all'altezza di questa corsa. Ed è un peccato perché sono state organizzate per 2 volte a Pesaro e il primo anno sappiamo benissimo che siamo arrivati, si era vinta una partita appena e quest'anno probabilmente non ce la faremo, e nell'unico anno che Pesaro è riuscita a tornarci dopo un'eternità erano a Milano. Però non è questo secondo me l'importante, non è esserci o meno alle Final Eight, ma secondo me è trovare un futuro diverso per la pallacanestro pesarese. Cioè io, allora siccome Alfredo fa un appello ai tifosi, io lo faccio agli imprenditori, perché si è capito che per poter fare una squadra che aspira a qualcosa di più, cioè non sono solo gli errori della dirigenza, la dirigenza sbaglia perché ha in mano pochissimi soldi e quando tu hai pochi soldi il margine di errore è più alto, dai, non c'è niente da fare. Quindi avere un pochino più di soldi a disposizione, un pochino più di risorse per poter fare delle scelte importanti durante l'estate ti fa poi spendere di meno durante l'inverno, perché adesso comunque si è cambiato un allenatore, si è cambiato uno straniero, se ne cambierà probabilmente un altro. Se andiamo a mettere sul piatto tutto quello che si è voluto risparmiare prima ma che poi si deve spendere adesso, non è uguale. Quindi io mi chiedo, e lo chiedo agli imprenditori che magari dicono no, ma è meglio non fare il passo più lungo della gamba, non possiamo spendere 2 lire di più. Sì, ma perché quei soldi non li spendete d'estate e fate la squadra giusta e poi nessuno vi rompe più le scatole per tutto l'anno? Invece così ogni volta bisogna cambiare un giocatore, quindi si bussa alla porta per dire bisogna tirare di nuovo fuori i soldi. Facciamolo d'estate una volta questo sforzo. Beh, allora qui questa risposta mi sento di farla dare anche da altri, perché non è stato direttamente sponsor, ma quasi. Sì, quindi sai come funziona dal punto di vista dello sponsor? No, indubbiamente, noi come consultivi, ormai questo è il 9° anno che siamo nel consorzio, comunque siamo fra gli sponsor più attivi, fra cui 2 anni anche come main sponsor. Indubbiamente, la realtà è qui è che non c'è più lo sponsor unico, la proprietà come è stata Scavolini, Benetton, piuttosto che adesso c'è Armani e Zanetti con la Segafredo Bologna, è molto più facile, è tutto più semplice. Qui ci sono sicuramente un main sponsor importante come Beretta, indubbiamente, più altri 25-30 consorziati che partecipano alle vicende. È tutto più complicato così, però da una parte è anche l'unico sistema attuale per mandare avanti la baracca, chiamiamola così. Certo. Varese, penso, ma anche Cremona più o meno vivono lo stesso in situazioni simili alla nostra. Capisco quello che dice la Betta, però è anche vero che in questo contesto anche di mercato, di congiuntura economica, ma solo pandemia, anche prima della pandemia, purtroppo non si riesce a fare diversamente. Chi si prende la responsabilità, 2,5 milioni, 3 milioni di budget, solo una famiglia, uno sponsor che li trova, poi nel basket non è che hai dei ritorni immediati, quindi hai un'uscita sicura e forse hai dei ritorni. Un rischio differenziato su 25-30 teste è più semplice da diluire, però da una parte c'è anche il problema che dice la Betta, è che così è anche più difficile trovare risorse, è che si rischia di sprecarne anche di più, e sprecare, perché poi d'inverno devi tornare su a tirare fuori altri soldi. È una coperta corta, è molto corta, e come la tiri ne manca un pezzo. Giovanni, c'è qualche sì, intervento? Allora, siamo in chiusura. Sì, siamo in chiusura, abbiamo la vittoria del cofanetto, nuovamente vinto da Eugenio da Vallefoglia, come vedete nella foto, con Zanotti. Siamo ben contenti quindi di regalarglielo a loro, certo.
Altre notizie? No, non arriva niente dai social. Niente. Ci avviamo alla conclusione, ringraziamo i nostri ospiti che hanno reso gradevole quest'ora a parlare di VL, a parlare di tutto, perché abbiamo parlato del presente, del passato, del futuro e non solo, abbiamo approfondito tanti argomenti, siamo stati davvero contenti. Ringraziamo Giovanni Zidda alla postazione social, ringraziamo Andrea Sabatini che ha permesso dalla regia la nostra messa in onda e ovviamente ringraziamo Alfredo Carboni e Elisabetta Ferri per essere grazie stati così davvero affabilmente insieme a noi. Grazie a voi. Un saluto a tutti i telespettatori, a tutte le telespettatrici. L'appuntamento è per giovedì prossimo. Tornerà Marco perché credo che, come ha detto prima Giovanni, dovrebbe essere tornato dal Brasile. Quindi vediamo. Ci sta seguendo dalla diretta Facebook. Lo salutiamo con grande affetto. Marco, a te la cattedra del prossimo giovedì. Ai nostri telespettatori una buonissima buonanotte. Comis, a Pesaro dal 1994, opera nel settore della progettazione e realizzazione di sistemi di trasporto olio e gas grazie alla competenza del proprio staff. Tramite il proprio sistema di gestione integrato qualità, ambiente, sicurezza e responsabilità sociale, Comis implementa continuamente le proprie risorse per garantire ai propri clienti servizi integrati di progettazione e direzione lavori di elevata professionalità. Comis, progettiamo le infrastrutture per andare a tutto gas. RB Plast rende più confortevoli e sicure le vostre case, selezionando infissi e serramenti di qualità prodotti in Italia. Da sempre produttori di tapparelle, ha creduto nel potenziale degli infissi in PVC, diventando punto di riferimento in città. Non solo finestre, ma anche porte blindate, grate di sicurezza e per l'interno le prestigiose porte della Ferrero Legno a completamento, tutti i modelli di zanzariere e ampia disponibilità di numerosi accessori per tapparelle. Vieni a scoprire gli incentivi fiscali e la vantaggiosa possibilità dello sconto in fattura nel nostro showroom di Via Flaminia 300 a Pesaro. Falmar, Made in Italy sartoriale. Dal 1990 progettiamo, realizziamo e installiamo pareti divisorie, attrezzature e mobili per ufficio di pregiata qualità e dal design moderno e funzionale. Affianchiamo il cliente sin dalle prime bozze e offriamo soluzioni innovative interpretando la continua evoluzione del mondo ufficio. Falmar, più classe al lavoro, più valore alle idee.